Siamo ritornati di nuovo in onda con il nostro Instant Focus. Ci prendiamo una breve pausa dalla cronaca economica, ma continuiamo comunque a restare nell'ambito finanziario parlando dei cosiddetti token, un termine abbastanza nuovo nel nostro vocabolario, un termine che probabilmente avrete già sentito, soprattutto legato al calcio, perché sono sicura che molti di voi avranno sentito parlare dei fan token che sono arrivati anche nel nostro campionato, nella nostra Serie A. Naturalmente lo sport è solo uno degli ambiti, perché la tokenizzazione in realtà sta coinvolgendo l'intero settore finanziario, proponendosi ecco come nuova forma di investimento, e ne parleremo proprio in questo approfondimento con un esperto del settore, ovvero Niccolò Filippo Veneri Savoia, CEO di Look Lateral e presidente di DEX, che è venuto qui nei nostri studi. La ringrazio per essere qui con noi oggi. Grazie a lei per l'invito. Bene, allora, dottor Veneri Savoia, partiamo appunto ecco dal concetto di tokenizzazione. Dobbiamo renderlo sempre più familiare. Possiamo dire ecco che i token sono dei gettoni digitali che rappresentano delle proprietà frazionate, e io l'ho associato appunto al mondo dello sport, ma possiamo benissimo traslare il concetto anche per il mondo dell'arte, tanto che c'è un caso ecco che vi riguarda da vicino e riguarda la vendita proprio di un'opera d'arte tokenizzata. Ecco, ce ne vuole parlare? Come funziona? Certo, sì, noi siamo partiti dall'arte perché si presta particolarmente a questo concetto di tokenizzazione. La tokenizzazione è appunto una divisione in quote di un bene. Questo bene può essere appunto un'opera d'arte, può essere qualsiasi altro tipo di asset, anche finanziario. Noi siamo partiti dall'arte e l'opera in questione è una Boetti del 73, un'opera che aveva un valore di 135.000 euro. Abbiamo tokenizzato il 100% della proprietà dell'opera in 100.000 token, quindi ogni token aveva un valore di vendita di 1,35 euro, quindi molto accessibile. È stato venduto il 30% dell'opera. Abbiamo fatto sold out in pochi giorni, quindi l'esperimento è funzionato diciamo perfettamente, e dopo alcune settimane c'è stata la liquidazione di questo token. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'opera che è stata venduta nel frattempo a un altro collezionista per il suo 100%, no? È stata liquidata, e quindi il proprietario dell'opera ha distribuito il dividendo a tutti coloro che avevano acquistato il token. L'opera è stata venduta per 150.000 euro, quindi c'è stato un plus oltre 11% che gli investitori si sono visti recapitare sulla piattaforma. Ecco, il concetto assolutamente l'ha spiegato in maniera molto chiara, sottolineando anche che il protagonista comunque è il proprietario dell'opera, non l'artista. Esatto, che ha, ecco, è il proprietario del bene. È il proprietario del bene, quindi in un futuro potremo vedere anche dipinti dei grandissimi, di Monet, di Picasso, di Van Gogh, che vengono tokenizzati e venduti in modo tale che ciascuno ne possieda un pezzettino, possiamo dire così. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi tutti i grandi proprietari, gallerie, musei o grandi collezionisti possono tokenizzare l'opera d'arte e in qualche modo monetizzarla, perché comunque quali sono i vantaggi della tokenizzazione? Per chi ha l'opera d'arte, monetizzare un asset che in questo momento è illiquido, tendenzialmente illiquido, e dall'altra per gli investitori di investire in un nuovo modo, no? In un modo molto più semplice, in un asset che è un solido asset class, perché l'arte è in costante crescita da 30 anni. Solo che per il piccolo investitore o per il family office non è sempre semplice capire che opera acquistare, dove tenerla, quando venderla, come venderla. E invece in questo modo uno può acquistare una piccolissima frazione di proprietà in modo molto semplice e veloce. Chiaro. Abbiamo capito ecco che l'arte è un settore che si presta perfettamente alla tokenizzazione, e anche diciamo dal punto di vista visivo lo possiamo comprendere. Ho parlato appunto di possedere un pixel, possiamo dire così, insomma, dell'opera d'arte stessa, mentre è meno intuitivo per quanto riguarda gli altri asset. Io parlo soprattutto, ho fatto riferimento prima, al mondo dello sport. Che cosa vuol dire ecco tokenizzare nell'asset
sportivo? Ci fa qualche esempio per capire ancora meglio? Certo, c'è sempre una grossa distinzione che riguarda il sottostante del token, cioè qual è il sottostante. A volte è un prodotto finanziario, altre volte invece è qualcosa legato all'experience, come i fan token che diceva lei prima, no? Noi parliamo di asset che hanno un sottostante rilevante dal punto di vista finanziario, quindi in campo sportivo, nel calcio per esempio, si può tokenizzare la futura rivendita di un calciatore, quindi la società di calcio può emettere un token che riguarda la futura rivendita di uno o più calciatori. Facendo un esempio, abbiamo un calciatore che vale 1 milione oggi, viene tokenizzato e venduto per il suo 10%, quindi la società incassa 100.000 euro. Fra un anno, 2 anni, la società vende il calciatore per 2 milioni di euro, a quel punto quel 10% viene distribuito a coloro che avevano acquistato il token, quindi con una plusvalenza. Con la plusvalenza, famosa plusvalenza, ecco, di cui si sente tanto parlare nel mondo del calcio. Sì. Invece, per quanto riguarda sport individuali come tennis e golf, abbiamo direttamente l'atleta che va a tokenizzare una percentuale dei futuri guadagni. Quindi abbiamo un tennista magari numero 50 o 100 del mondo che ha interesse a monetizzare in anticipo per far fronte alle spese di mantenimento del team, dei viaggi, dei tornei. Coloro che acquistano il token avranno una percentuale dei futuri 2, 3, 4 anni a seconda del contratto. Relativo a quell'atleta. E lì insomma bisogna essere anche un po' dei bravi scout per individuare insomma se quell'atleta poi in futuro potrà avere dei risultati positivi e quindi anche dei guadagni, ecco, sostanziosi. Certo. A proposito, ecco, dobbiamo parlare certamente dell'enorme massa di capitali che si sta spostando proprio sugli asset tokenizzabili, e io a questo proposito faccio riferimento a dei numeri che come sempre ci danno una chiara panoramica della situazione, prendendo spunto da una ricerca di Boston Consulting Group che dice addirittura che entro il 2030 il valore, ecco, di questo tipo di investimento sarà pari al 10% del PIL globale, toccheremo la cifra di 16,1 trilioni di dollari. Ecco, sono delle stime realistiche oppure stiamo un po' troppo pompando il fenomeno? No, sono convinto siano stime realistiche perché non solo noi stiamo aprendo un mercato nuovo, cioè il mercato dello sport, come dicevamo prima, o dell'arte, in questo momento noi stiamo creando un nuovo mercato perché sono asset su cui non c'è investimento in questo momento. Ma poi c'è il concetto della tecnologia, cioè il token è un vestito, no, tecnologico neutro e neutrale, quindi anche tutta la ricchezza mondiale che oggi chiaramente viaggia su altri binari digitali ma non su blockchain può sfruttare l'enorme potenzialità della tecnologia blockchain, e di conseguenza anche le azioni, i fondi di investimento, i bond, tutto potrà essere e a mio avviso sarà tokenizzato da qui ai prossimi, come diceva questa ricerca, 10 anni, per sfruttare tutto ciò che appunto la tecnologia blockchain permette: tracciabilità, automatizzazione, mercato secondario. Poi chiaramente quando le banche centrali adottano questa tecnologia e quindi emettono la moneta ufficiale, no? Come la Banca Centrale Europea, che andrà sicuramente a emettere l'euro token, a quel punto vedremo un'accelerazione di tutto il mondo finanziario che andrà a capire come sfruttare questa tecnologia, e quindi le azioni in futuro andranno emesse anche sotto forma di token. Certo, ecco, lei ha citato la Banca Centrale Europea, sicuramente, ecco, questo influirà in modo positivo perché riguarda anche un po' l'aspetto della fiducia. Se i cittadini vedono che una grande istituzione insomma si muove in quel senso, allora dicono ok, ci possiamo anche fidare, certo, e seguire l'esempio. Quando si parla di nuovi mercati, ecco, di digitalizzazione, si fa di tutto un gran calderone, utilizzo insomma queste espressione, mettendo spesso anche insieme cose che non sono proprio uguali, e mi riferisco appunto ai token e alle criptovalute, al Bitcoin, di cui parliamo spessissimo durante, ecco, le nostre dirette dedicate ai mercati. In realtà appunto sono cose diverse e hanno anche delle caratteristiche diverse. Le chiedo naturalmente una breve spiegazione, soprattutto quali vantaggi hanno i token.
Beh, sono prodotti in realtà completamente diversi, cioè in comune hanno solo la tecnologia sottostante. Da una parte abbiamo delle criptomonete come Bitcoin, come Ethereum, in realtà anche fra Bitcoin e Ethereum c'è un'enorme differenza, e dall'altra abbiamo dei token il cui sottostante è un asset o un prodotto finanziario. Quindi, come dicevo, quello che è in comune è il vestito tecnologico, ma poi dobbiamo andare a vedere il sottostante. Certo. Il token di un Picasso, il token che è corrispettivo di una quota di un fondo di investimento, è totalmente slegato dall'andamento di Bitcoin e di Ethereum. O meglio, con l'adozione di massa che vedremo circa la tokenizzazione dei prodotti finanziari, ci può essere un accrescimento del valore di Bitcoin, ma sicuramente non il contrario, cioè non è che siccome Bitcoin e Ethereum hanno un crollo, allora anche gli altri token di cui abbiamo parlato prima possono avere un crollo. Sono cose completamente separate. Quindi anche ecco il concetto di variabilità e insomma di volatilità legato appunto alle criptovalute qui viene ridimensionato perché Certo, appunto il token è perché sempre legato a un asset fisico. Ecco, esatto, questo quindi vedremo sicuramente la un vantaggio. volatilità relativa, se stiamo parlando di un Picasso, all'andamento di Picasso nel mercato, che è sicuramente contenuto rispetto alla volatilità di Ethereum, Bitcoin e di altre criptomonete. Ecco, certamente, ecco, questo è molto importante Poi anche le sottolinearlo. regolamentazioni potranno aiutare Ecco, perché appunto, pian ecco, piano. volevo arrivare proprio qui, ecco, per chiudere il discorso, cioè il punto di vista normativo, regolamentare, perché ci saranno delle differenze poi da paese a paese come verrà gestito il mercato dei token. Questo è un grande punto di domanda, come verrà risolto? Beh, sicuramente a livello comunitario, la comunità europea si è già mossa in tal senso per avere una regolamentazione che sia omogenea per i diversi stati, poi chiaramente tutte le singole autorità possono fare accorgimenti in base alla giurisdizione di pertinenza, però ragioniamo comunque in ambito europeo. La SEC sta facendo la stessa cosa con qualche ritardo, quindi e con qualche complicazione aggiuntiva rispetto alla visione e alle norme già messe in essere in Europa. Quindi, se devo dire, l'Europa è un posto strategico dove essere in questo momento per cavalcare e vedere gli aspetti positivi di questa evoluzione normativa. Già a marzo di quest'anno abbiamo visto con gli ultimi decreti legge un'accelerazione in questo senso e per esperienza personale anche le banche, gli istituti finanziari e tutto il mondo della finanza in generale, dopo il decreto legge del 23 marzo, hanno avuto sicuramente un interesse crescente verso questa materia e verso questa transizione tecnologica. Certo, ecco, insomma, la necessità di una standardizzazione, come è avvenuto, ecco, io cito l'esempio dell'open banking, no? Ecco, Certo, ecco, non so è se molto poi semplice. è simile o meno, ma comunque, insomma, il principio è un po' questo. Assolutamente sì. Benissimo, molto interessante davvero, ecco, questo Instant Focus dedicato alla tokenizzazione, un processo che dobbiamo studiare e che diventerà appunto sempre più un uso da qui in futuro, quindi ecco noi iniziamo a parlarne e così ci portiamo avanti, ecco i nostri telespettatori saranno già aggiornati quando il processo diventerà poi di massa come lei lo ha descritto. Io ringrazio il mio ospite Nicolò Filippo Veneri Savoia, CEO di Grazie Clateral e presidente di DEX. a voi. Grazie a Noi voi. siamo ecco in conclusione di questo nostro Instant Focus, naturalmente la programmazione delle fonti continua, quindi mi raccomando, restate con noi.